Fanno ricerche all'avanguardia negli ospedali lombardi più avanzati, ma sono precari. Oltre 1.000 i ricercatori che ora rischiano anche il posto a causa del Jobs Act, che prevede l'abolizione dei contratti atipici. Io ho un dottorato in medicina molecolare e mi occupo di ricerca in ambito trapiantologico. Nefrologia. Da quanto? 15 anni. Con questi contratti atipici? Sì. Annualmente si spera che l'anno dopo ce ne siano ancora per tenerci qua a lavorare. Quindi ogni volta che finisce un contratto c'è sempre un po' di ansia? Ogni dicembre c'è il punto di domanda per l'anno successivo, sì. Da sempre precari, ora temono anche di restare senza un lavoro. Sono i 1.078 ricercatori di ogni età e specializzazione dei 4 IRCS pubblici lombardi. A Milano il Policlinico, l'Istituto Nazionale dei Tumori e il BESTA, a Pavia e San Matteo. Ospedali d'eccellenza dove cura dei pazienti e lavoro in laboratorio sono un tutt'uno. Il Jobs Act, abolendo i contratti atipici nella pubblica amministrazione, a partire dal prossimo 1 gennaio, non ha pensato a un'alternativa per loro, che ora, insieme ai direttori scientifici, chiedono di trovare una soluzione. Ci terremmo molto, almeno in parte, a poter conservare delle competenze che sono state acquisite nel corso del tempo e che svolgono dei lavori per cui non è possibile l'inquadramento nell'ambito del contratto nel sistema sanitario. Vogliamo solo fare il nostro lavoro con tutto l'entusiasmo e la passione che abbiamo.